L'uomo di soggiogare la terra e di dominarla fino al giorno in cui siano creati i cieli nuovi e la terra nuova. Come dice l'Apostolo Paolo, tutto è vostro, come siete di Cristo e Cristo è di Dio. In questa prospettiva l'uomo, valendosi delle risorse della natura e degli strumenti della scienza e della tecnica, opera il grande disegno della creazione e della redenzione. Per questa sua provvidenza benediciamo il Signore e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché mediante davvero si realizzi la nostra vocazione terrena ed eterna. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre Santo, da te discende la pienezza di ogni benedizione, e a te sale la voce del popolo che benedice il tuo nome. Nella tua benevolenza proteggi questo luogo e quanti in esso lavoreranno. Fa che mediante la loro operosità e il tuo aiuto manifestino le meraviglie della creazione e, procurando il giusto benessere al nostro comune, promuovano il progresso dell'intera società all'ode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Possiamo ringraziare Don Giancarlo per la benedizione che abbiamo avuto oggi, spero che sia di buon augurio. Possiamo dire grazie innanzitutto e poi inizieremo a dire qualcosa anche noi. Oggi ho avuto il privilegio da parte del sindaco di aprire, diciamo così, i lavori per questo evento importante. Un evento importante che lo capirete da ciò che verrà fuori dalle parole che saranno dette un po' da me, un po' dal sindaco, insomma dai rappresentanti. Intanto vi dico benvenuti a tutti i presenti e naturalmente soprattutto alle autorità. Iniziamo dalle autorità ecclesiastiche, Don Giancarlo, Don Giuseppe, Don Mino. Iniziamo dalle autorità di polizia, ringraziamo il comandante della polizia municipale sempre presente, il comandante della locale stazione dei carabinieri. Un ringraziamento vivo, personale, credo anche a nome dell'amministrazione, sicuramente va fatto a tutti i sindaci che si sono avvicendati negli ultimi anni, a iniziare dagli anni Ottanta. Abbiamo provveduto ad invitare l'ingegner Franco Festa, iniziato dagli anni Ottanta, non andiamo ancora a ritroso, se no ci ritroviamo alla Seconda Guerra Mondiale. Ringraziamo il dottor Stefano Fabiano, ringraziamo il dottor Angelo Venneri, che diciamo è stato un po' l'artefice di questa isola ecologica, in quanto è stato lui con la sua amministrazione a individuare il sito e a iniziare le attività con l'ATO 3, se ben ricordate. Continuiamo con il sindaco Danilo Leo, non so se è presente. Poi naturalmente arriviamo al sindaco della precedente amministrazione, dottor
Giorgio Grimaldi, al quale devo dire veramente un grazie di cuore, perché diciamo che lui è stato un po' l'artefice, colui che ha aperto una porta, ha creato una breccia, perché se voi ricordate nel 2014 noi abbiamo iniziato con la raccolta differenziata porta a porta, che diciamo ha avuto il suo buon epilogo nel corso del biennio, e adesso si chiude questo ciclo. Tecnicamente lo chiamiamo un ciclo ottimale integrato della raccolta porta a porta, locale naturalmente. E questa è l'importanza, diciamo, che va data all'inaugurazione dell'isola ecologica, perché questa isola ecologica sicuramente darà i suoi risultati già a far data da lunedì, perché lunedì inizia la vera e propria attività. L'apertura del centro è un progetto partito dal lontano 2009. Oggi vede la luce a 6 mesi dall'insediamento di questa raccolta, di cui mi onoro di farne parte. Da oggi il comune di San Giorgio Ionico e i sangiorgesi hanno la possibilità, assieme alla amministrazione, di raggiungere dei risultati sempre più importanti nell'ambito della raccolta differenziata e di trarre dei benefici economici individuali e collettivi. Ad oggi, con tanti sacrifici, stiamo rendendo questo paese, con l'aiuto dei cittadini virtuosi, un paese pulito e decoroso, in cui la percentuale differenziata ha raggiunto il 73%. Finalmente, oltre alla crescita esponenziale della percentuale, oggi possiamo raggiungere l'obiettivo di ridurre l'antipatica tassa sui rifiuti rispetto a quanto accaduto in questi anni. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Io vorrei associarmi ai ringraziamenti del dottor Venneri, anzi direi che, anche se si è autoescluso da coloro che devono essere in qualche modo richiamati al tempo di ciò che stiamo inaugurando oggi, penso che effettivamente senza il suo straordinario contributo non siamo riusciti nei tempi che ci eravamo prefissati quando avevamo parlato fin da giugno dell'inaugurazione di questa. Però è evidente che senza il centro di raccolta, ma soprattutto senza gli operatori che lo gestiranno, in questo caso la ditta AXA, di cui abbiamo qui i rappresentanti, cioè il dottor Corvaglia, ma anche il dottor Conversano, che giornalmente vedono girarsi a una certa velocità, di andare a tamponare le varie emergenze che si creano. Senza la loro presenza e senza il loro ausilio, probabilmente l'isola ecologica non potrebbe mai funzionare. Perciò io vorrei che il dottor Corvaglia, che ci ha onorato della sua presenza, ci dicesse qualcosa, non solo con riferimento a quello che stiamo inaugurando oggi, ma anche alle problematiche, ma giusto due parole, perché alle problematiche che giornalmente si riscontrano per l'espletamento del servizio, che non è semplice evidentemente, non è agevole, perché ancora molti cittadini sangiorgesi non hanno compreso bene, o forse non vogliono comprendere bene, che con l'aiuto di tutti si può tenere più pulito e decoroso il paese e probabilmente anche spendere di meno. Perciò io vorrei che lei ci dicesse qualcosa, poi alla fine magari mi passa la parola per un saluto finale a chi è intervenuto. Salve a tutti, sono Gianpiero Corvaglia, sono amministratore di AXA e da giugno espletiamo il servizio di raccolta dei rifiuti a San Giorgio Ionico. Abbiamo già, grazie all'aiuto di tutti, ai cittadini, all'amministrazione e anche ai nostri operatori, raggiunto degli ottimi risultati. La raccolta differenziata a San Giorgio è sempre in crescita, 69, 70, 71, 72 e 73. È un risultato per le dimensioni del paese, 11-12.000 abitanti, che rappresenta già un obiettivo. Noi però vogliamo far di meglio, vorremmo
raggiungere quell'80% che è una percentuale in Puglia nessuno ha mai raggiunto, o quasi, e naturalmente con continuità e non solamente un mese. E solo per comprendere, Taranto fa il 13% di raccolta differenziata, altri comuni del Brindisino fanno il 20-25%, San Giorgio da sempre, non solo per merito nostro, ma anche prima che noi arrivassimo, le percentuali, e anche nei paesi limitrofi le percentuali sono molto alte. Per fare di più, per fare meglio, c'è bisogno ancora di una collaborazione. Questa isola ecologica sicuramente è un passo avanti. In questa isola ecologica, il lunedì al mattino, il sabato al mattino e il mercoledì al pomeriggio si possono ritirare i rifiuti differenziati. Carta, plastica, vetro, alluminio, ingombranti, soprattutto gli ingombranti, perché una delle carenze, delle criticità che abbiamo come servizio è la raccolta degli ingombranti. Si ribadisco che scaricare i rifiuti ingombranti per strada è un reato punito dalla legge. Con questa isola ecologica possiamo venire incontro alle tante esigenze dei cittadini e da lunedì mattina, nel rispetto dei conferimenti e con obbligatoriamente una tessera sanitaria, un certificato di identità per definire la residenza, altrimenti questa isola potrebbe diventare il centro di tutta la provincia e con i costi a carico dei cittadini di San Giorgio, e non sarebbe corretto. Quindi invitiamo tutti. Ci saranno delle premialità, le premialità verranno definite nei prossimi giorni, chi più conferisce più vantaggi avrà. Adesso io non so se saranno vantaggi in termini economici o vantaggi in termini di premi, ma in ogni caso un vantaggio. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo dell'80%, fatemi dire solo un'altra cosa. Come si fa? Il sabato mattina, che è il giorno dell'indifferenziato, in quei bustoni dell'indifferenziato spesso, abbiamo fatto le analisi, troviamo il 60-70% di materiale che con una piccola attenzione potrebbe essere conferito nella plastica, nella carta, nel vetro o nell'organico. Se ci concentriamo 5 minuti in più, 5, forse perché è molto facile, si può ottenere un risultato veramente straordinario. Il sabato mattina a San Giorgio noi ritiriamo 20-25 tonnellate, che sono una cifra altissima sulla quale dobbiamo e possiamo lavorare tutti, i cittadini, noi e l'amministrazione comunale. Grazie Sindaco, le ripasso. Grazie Dottor Corbaglia. Bene, io dico solo due parole, non voglio trattenere oltre, anche perché non è una situazione climatica agevole e poi molti di noi probabilmente hanno anche altri impegni assunti. Voglio ribadire i ringraziamenti tanto ai sindaci e ai rappresentanti dei comuni limitrofi, perché ovviamente ci onorano della loro presenza, alle autorità civili, al comandante dei vigili presente, a tutti i consiglieri comunali che sono presenti, e ne vedo molti fra di voi, alcuni molti di maggioranza, ci sono anche i rappresentanti di alcuni della minoranza, quindi a loro va un sentito ringraziamento, perché penso che su certe questioni bisogna veramente fare fronte comune. Io voglio ringraziare anche gli assessori, i sindaci che mi hanno preceduto, a cominciare da Giorgio Vivaldi, da Angelo Vedra, da Danilo Leo, da Stefano Fabiano, perché probabilmente il lungo cammino che ha portato e sta portando San Giorgio complessivamente a in stradarsi su una cultura della raccolta differenziata, una cultura della cura e del decoro del territorio, è un progetto che viene da lontano e che noi ci auguriamo, questa amministrazione si augura di non interrompere, anzi di rendere ancora vitale anche nei prossimi anni. Voglio anche ringraziare alcuni amici di parte politica che sono qui presenti, sebbene non siano presenti in Consiglio Comunale, ma la loro presenza ci conforta, perché sicuramente è il segno dell'attenzione che tutti i sangiorgesi, ma soprattutto coloro che in qualche modo hanno responsabilità politiche, vogliono portare e dare a questa
questo argomento. Mentre, lasciatemi dire due parole, mentre noi qui ci sforziamo di tenere decoroso il Comune, non posso non sottolineare come c'è gente che continua a sporcare pagine e pagine di inchiostro per dire delle grandissime sciocchezze, e forse la risposta migliore alle sciocchezze che sentiamo e che leggiamo sui giornali sono proprio queste. Non sempre le cose e le risposte ai cittadini possono essere date in termini di efficienza e di solerzia, però qualche volta le amministrazioni, l'attuale sbaglia, risponde con meno sollecitudine di quanto ne servirebbe. Probabilmente ogni tanto ci distraiamo anche noi. Sono certo che i cittadini sangiorgesi sapranno anche ogni tanto perdonarci se qualche volta non riusciamo ad essere così solerti come vorremmo e come dovremmo. Però in modo, chi governa e chi ha responsabilità di fare delle scelte, di dare delle disposizioni, può anche incorrere in questo tipo di errore, e non è certamente andando in televisione a parlare dell'ovvio e dello scontato che si può pensare di fare meglio. Perciò io ringrazio tutti quanti, mi auguro che gli auspici, l'augurio che ha fatto il dottor Corvaglia di raggiungere delle percentuali maggiori di raccolta differenziata possano essere un patrimonio acquisito tra qualche mese, almeno nel corso del 2017, perché sicuramente facendo un piccolo sforzo in più potremmo trarne tutti vantaggio, a iniziare dall'ambiente ma anche dal punto di vista economico, perché una maggiore raccolta differenziata significa sicuramente una minore incidenza del costo della stessa. Grazie a tutti e buon fine settimana.